Nelle profonde viscere delle Dolomiti trentine, una storia oscura si cela tra le spettacolari formazioni rocciose. È la leggenda dei 13 di Galasso, un racconto intriso di mistero e avidità. 13 uomini si inoltrarono nelle intricate grotte di Galasso, ignari del destino che li attendeva. Questo racconto, fatto di luce e molte ombre, si intreccia con le maestose montagne, creando un'atmosfera da brivido in un mondo sotterraneo di segreti inestimabili. Le grotte di Galasso, una meraviglia incastonata nelle maestose Dolomiti trentine, sono un incanto nascosto nel cuore della natura. Furono scoperte per la prima volta da esploratori coraggiosi. Queste cavità svelano un mondo sotterraneo di straordinaria bellezza. L'ingresso è come una porta segreta verso un regno sconosciuto, dove stalattiti e stalagmiti pendono come giganti d'ambra danzando in forme suggestive, create dal lento movimento dell'acqua e della pietra millennio dopo millennio. Le pareti, illuminate da riflessi dorati, sembrano opere d'arte scolpite dalla mano della natura stessa. L'eco dei passi risuona tra le camere sotterranee, mentre si scoprono le leggende e le storie che hanno circondato queste grotte per secoli. Luoghi del genere, che in apparenza non sembrano essere lo scenario giusto per le leggende che raccontiamo, hanno da secoli fatto da sfondo a tanti tipi di storie, a volte romantiche, molte volte avventurose, oppure racconti di paura, e quello di oggi è proprio uno di questi. La storia inizia, come da tradizione, in una notte buia con il cielo che si squarciava in un'infernale tempesta, quando 13 uomini, sedotti da racconti di antichi e preziosi tesori nascosti, decisero di avventurarsi nella grotta. Si diceva infatti che quei luoghi fossero abitati da creature mistiche e che all'interno si celasse un grande tesoro. Lasciata alle spalle la civiltà e addentrandosi nell'oscurità della montagna, i 13 uomini iniziarono a raccogliere tutti i tesori che trovavano: monete d'oro, gioielli scintillanti, preziosi e inestimabili. La loro avarizia e cupidigia era incontenibile e non si rendevano conto del pericolo che stavano correndo. Quando ebbero raccolto tutto il tesoro che potevano portare, decisero di uscire dalla grotta, ma non appena si avvicinarono all'ingresso, la grotta, viva come una creatura millenaria, rivelò la sua natura gelosa. Una terribile tempesta si scatenò sopra di loro e un fulmine colpì l'apertura della grotta, facendo crollare una parte della montagna e sigillando l'entrata. I 13 uomini rimasero intrappolati nella grotta di Galasso, senza alcuna speranza di fuga. Iniziarono a pentirsi amaramente della loro avarizia e cercarono di tornare indietro per restituire il tesoro, ma qualcosa di soprannaturale li fermò. Ogni volta che cercavano di prenderne qualcosa, le loro mani si allungavano verso il tesoro, non riuscendo a toccarlo. Era come se la grotta stessa li avesse maledetti, impedendo loro di prendere qualsiasi cosa e di poter tornare a casa. La loro avarizia si trasformò in un lamento eterno. I 13 uomini rimasero intrappolati nella grotta per sempre, e la loro avarizia li condannò a guardare il tesoro che avevano cercato di rubare, senza mai poterlo toccare. Man mano che i giorni si tramutavano in anni e gli anni in secoli, i loro spiriti persero la speranza, le loro ombre si fusero con l'oscurità della grotta, e la grotta divenne il loro perpetuo labirinto di tormento. Si dice infatti che i loro fantasmi vaghino ancora oggi all'interno della grotta, tormentati dai tesori irraggiungibili e dai loro sensi di colpa. Nelle viscere oscure del Galasso, i 13 rimasero imprigionati nell'incanto e nell'orrore. La loro sete di ricchezza, una condanna eterna. La loro fine, spaventosa. Ma comunque sia, un viaggio nelle grotte di Galasso è come un'affascinante immersione nel passato della Terra. Un mondo misterioso che attende solo di essere esplorato.